Eccoci qua amici, buon pomeriggio, bentrovati dalla Continassa con un amico, fraterno, Romeo Agresti. Come stai? Giova, il sole bacia belli, infatti oggi piove. Però ho il cappellino, senza sole. Sì, no, ma infatti non lo mettevo da un po', ma oggi per il tuo video mi sono fatto bello. Parliamo un po' di quello che potrebbe avvenire a gennaio, perché è inutile nasconderci, ci aspettiamo una Juventus protagonista nel mercato di riparazione. Un po' perché le squalifiche di Fagioli e Pogba ci portano a pensare che la Juve almeno numericamente dovrà in qualche modo sopperire a queste assenze. Dall'altra parte un po' l'aumento di capitale, un po' l'azione che ha già fatto Exor anticipando la parte delle somme. Aumento di capitale non può essere tutto destinato al mercato, di questo ne abbiamo già parlato, però una parte sì, ecco, una parte sì. E ti dico subito, ci aspettiamo a centrocampo, il vero grande colpo della Juventus a gennaio. Sì, Giova, penso che quello che hai detto sia totalmente corretto. Poi è giusto specificarlo, perché uno magari legge che potrebbe, no, arrivare un aumento di capitale a 200 milioni e subito il tifoso pensa al mercato. Come è giusto che sia, perché poi... Arriva come... Holland, 200 milioni. Non so se basta. No, sì, il focus è proiettato su questo centrocampista che inevitabilmente dovrà anche colmare due lacune a livello proprio di reparto, con le vicissitudini di Pogba e Fagioli. Secondo me fra un po' avremo il quadro un po' più chiaro, cioè ora è una sorta di identikit, no? Siamo più sulle caratteristiche che sul nome. C'è un giocatore che possa portare più assist, più gol, possa aiutare la produzione offensiva, una mezzala. I nomi che circolano, e dopo entriamo nel dettaglio, qualcuno mi convince, qualcuno no, però il profilo è quello. C'è un giocatore che, per farla breve, Giova, la filastrocca è Locatelli, Rabiot, manca uno. Manca uno, però poi mi togli il posto di un giovane che in realtà poi sta facendo esperienza, sta trovando spazio con continuità da un po' di tempo a questa parte. Il giovane una volta è stato Fagioli, adesso squalificato, però tornerà comunque a disposizione l'ultima partita di questo campionato, quindi in chiave futura spera di ritagliarsi uno spazio. Beh, il rinnovo, quel dai, posto, qui il rinnovo. In tal senso è una mossa, esatto, Miretti ha avuto spazio in quella zona del campo, lo stesso McKennie sta provando anche a convincere dirigenza e allenatore. C'è da capire poi quale sarà il futuro di Adrien Rabiot, anche con lui si è parlato di rinnovo, però è un giocatore in scadenza, quindi anche questo è un grosso punto interrogativo. Secondo me la Juventus può fare due ragionamenti. Il primo, fare un grosso investimento, ma che vada al di là del progetto tecnico attuale, perché Allegri ha sicuramente una posizione consolidata nella Juve di oggi, ma se fai un investimento devi comunque prendere un giocatore che possa tornare utile anche per qualsiasi altro allenatore, certo, in futuro. Oppure devi fare un'operazione a brevissimo termine e una sorta di prestito, magari tenere bassi i costi e a quel punto mettere magari un giocatore più d'esperienza e meno di prospettiva. Faccio tre nomi più uno, che sono un po' quelli che stanno girando. De Paul, Højbjerg può sicuramente essere una possibilità, Samardžić dobbiamo assolutamente tenerlo in considerazione, e poi c'è quel Thuram che è un po' il giocatore che più ha scaldato gli animi tra i tifosi bianconeri. Io non ti chiedo, secondo te, un exit poll, perché tanto in questo momento non serve, però ti chiedo, secondo te in questo momento qual è la pedina che potrebbe meglio assortire il centrocampo bianconero? Nell'immediato probabilmente uno che conosca già la Serie A, o comunque un giocatore di esperienza, perché sono tutti nomi molto interessanti. Thuram mi sembra che sia quello, no, che crei più hype tra i tifosi, dato voglio vedere quanti lo abbiano visto giocare, ma questa è un'altra contravestione, Giova. Però da De Paul, Samardžić, Højbjerg, diciamo che ha caratteristiche differenti, ma anche lui è uno che nella passata stagione i suoi gol li ha fatti. Secondo me il ragionamento in questo momento qua alle nostre spalle alla Continassa è verte se si andare sul partito della esperienza oppure andare di prospettiva, come potrebbe essere Samardžić. Però sono nomi che chi più chi meno mi convincono, anche perché vanno ad abbracciare quell'identikit a cui facciamo riferimento prima, cioè un giocatore che possa fare gol e assist e aiutare l'attacco, perché mancano i gol dei centrocampisti, Giovanni. Mancano i gol del centrocampista in questo momento, anche degli attaccanti, e in questo senso volevo un po' portarti invece
sui due protagonisti, forse fin qui, che hanno disatteso le aspettative, mi riferisco a Vlahovic e Chiesa, avevano cominciato bene, c'è stato un calo del loro rendimento anche dovuto a qualche problemino fisico, anche se non hanno mai avuto infortuni veri e propri. E però la grande risposta, che sta un po' riequilibrando le cose, da parte di quelli che individuiamo come gregari, ovvero Milik e Moise Kean, in prospettiva, in vista del prossimo match, che secondo me sarà un vero scontro diretto per quella zona che insomma la Juventus vuole occupare, quindi i primi quattro posti, contro la Fiorentina, secondo te chi sono i veri candidati di questo match? Beh, uno penso che sia titolare, Moise Kean, perché in questo momento tu devi valutare anche il periodo di un attaccante, però che se tu vai a vedere le statistiche ufficiali, guardi 7 presenze, 0 gol, però poi devi anche analizzare le performance. Sono sfortunato Moise perché ha fatto 3 reti tra Torino e Verona, tutte annullate, ma di pregevole fattura tra l'altro, quindi io credo che Kean in questo momento stia troppo bene per lasciarlo fuori. Sull'altro nome, forse Chiesa contro la sua ex Fiorentina potrebbe essere una chiave di lettura. Milik mi sembra quello più distaccato, però diciamo che direi Kean sicuro, più ballottaggio a Chiesa Vlahovic. Io sono d'accordo con te, per le caratteristiche che ha Kean, per come attacca la profondità Kean, mi convince un po' di più rispetto a Vlahovic, toglierei un riferimento alla difesa della Fiorentina. Volevo però portarti al ragionamento sugli attaccanti in funzione di gennaio, perché poi l'estate scorsa è venuto meno Di Maria, parentesi più o meno positiva, più negativa che positiva, più negativa che positiva sua, per le aspettative, sicuramente dai. Non ha lasciato il segno, però la Juve non ha mai sostituito quel giocatore offensivo di qualità che qualcosa in più poteva inventare. In questo momento ha 4 attaccanti tutti validissimi, però forse è il Diz, il giocatore che a partita in corso ti può cambiare un po' le dinamiche lì davanti. Secondo te c'è un nome all'interno della Serie A che potrebbe davvero rafforzare il reparto avanzato della Juventus? Sì, ed è già di proprietà della Juve. Sta facendo molto, bene a Frosinone. Sappiamo perfettamente, no, poi come la Juve abbia grande considerazione di questo ragazzo. Sto parlando ovviamente di Mattias Soulé, 8 presenze, 5 gol, un assist, 3 o 4 pali, grande qualità. Secondo me tu devi giustamente guardare il mercato, le opportunità, il desiderio di migliorarti, ma non devi neanche snobbare quanto di ottimo già presente di tua proprietà, e credo che Soulé abbracci proprio questo concetto. Guarda, non solo sono pienamente d'accordo, mi farebbe estremamente piacere rivedere Mattias Soulé con la maglia della Juventus nella seconda parte di questa stagione, perché credo questa sia l'annata di consacrazione di quei tanti giovani che hanno fatto un'esperienza importante in seconda squadra, si sono affacciati in prima trovando anche spazio, e hanno poi magari fatto questo passaggio fuori, anche se breve, però un passaggio significativo. Credo Soulé stia dimostrando a Frosinone di essere un grandissimo giocatore in prospettiva, e credo la Juventus in quella zona del campo possa ottenere tanto dalle sue prestazioni. Romeo, grazie. Come ti dici in questi casi? Salutami con una chicca, dai. Che chicca ti devo dare? A proposito di Soulé, tenete gli occhi aperti, che io e Giova stiamo lavorando per voi. La verità è un'altra. Abbiamo un grande evento nelle prossime ore, non possiamo svelare nulla. Nulla. Seguiteci sui social, perché l'Instagram story di Giova, mi raccomando. Siamo prossimi a un ritiro che non è spirituale. Che non è spirituale. vi aggiorneremo, seguiteci. Ciao ragazzi. Ciao Romeo, grazie.